Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche quando è venerdì pomeriggio e tutti quanti si stanno preparando per andare al mare e... Va. Oggi parleremo delle vendite di Skyward Sword in Giappone, del remake di Dead Space, insieme a tutto quello che è stato annunciato durante l'EA Play Live di ieri e anche di una carta di Kirby che è stata venduta all'asta a una cifra stellare. Ma non solo, prima di iniziare come al solito vi invito a supportare il mio canale con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram per le foto della collezione e Telegram per le offerte poracce. Se poi volete darmi proprio un aiuto gigantesco, potete abbonarvi al Patreon. In cambio di un piccolo contributo mensile, riceverete in cambio delle ricompense esclusive, tra cui bloopers, dietro le quinte e anche live poracce. Se vi interessa, vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. L'annuncio delle Pixel Remaster di Final Fantasy avvenuto durante la conferenza E3 di Square Enix era stato accolto con qualche legittimo dubbio. A suscitare perplessità nei fan c'era stato un aspetto in particolare. Le remaster dei primi 6 episodi della saga si pongono l'obiettivo di aggiornare i vecchi engine di gioco, apparsi tutti per la prima volta su console Nintendo, agli standard attuali, senza stravolgere a livello contenutistico i titoli originali. Già questa è una scelta un po' controversa, perché le Pixel Remaster, basate sulle versioni NES e SNES, non includeranno quindi tutte le migliorie apportate dalle riedizioni su GBA. Oltre alla scelta del font a dir poco oscena, quello che più aveva fatto discutere era l'assenza di questa iniziativa dal mercato console. Le Pixel Perfect infatti arriveranno la settimana prossima solo su Steam e dispositivi mobile. In un Q&A tenuto da Square Enix sono emersi interessanti dettagli sulla lavorazione dietro ai titoli. Il bilanciamento generale dei giochi è stato ritoccato. Kazuko Shibuya ha ridisegnato personalmente tutti i nuovi sprite dei personaggi e Uematsu ha riarrangiato tutta la musica in background. In merito alla questione PC e console, gli sviluppatori non hanno escluso la possibilità di una versione per home console, aggiungendo che, se la ricezione sarà positiva, le remaster arriveranno anche su altre piattaforme. Il che significa tutto e niente, ma se non altro lascia un piccolo spiraglio di speranza per chi spera di poter provare queste riedizioni su Switch, PlayStation o Xbox. Il community manager di 343 Industries ha reso noto che entro la fine del mese inizieranno le procedure per partecipare al beta testing del multiplayer di Halo Infinite. Per essere scelti bisognerà seguire una semplice procedura che è stata illustrata nel dettaglio tramite dei post su Twitter. Insomma, finalmente ci siamo e dopo qualche passo falso di troppo e un'attesa infinita, è proprio il caso di dirlo, presto potremo toccare con mano il multiplayer del titolo più atteso in assoluto della scuderia Xbox. Voi che aspettative avete, poracci, per questo titolo? Riscriverà le regole degli shooter competitivi online? E chiudiamo questo primo segmento facendo i complimenti a Hades, il roguelike di Supergiant Games che continua a raccogliere premi su premi. La brillante avventura di Zagreus è stata nominata come GOTY Game of the Year dell'edizione 2021 della GDC e ha portato a casa altri due importanti riconoscimenti, il premio del pubblico e il premio per Best Visual Art. Sicuramente un passaggio che consentirà al titolo di avere una bella spinta il prossimo agosto, quando approderà anche su console next gen. Se ancora non l'avete provato, è un acquisto da fare al volo. E passiamo alle notizie del giorno. Abbiamo già visto come Skyward Sword abbia conquistato il pubblico europeo con degli ottimi dati di vendita nella sua prima settimana di pubblicazione. Ora è il turno del Giappone e i risultati parlano chiaro. Sarà una remaster a 60 euro, un gioco vecchio di soli 10 anni, riproposto come nuovo e anche uno dei capitoli più divisivi dell'intera serie di The Legend of Zelda. Eppure Skyward Sword HD sembra aver catturato il cuore del pubblico, anche in terra natia. Secondo i dati di Famitsu, nonostante l'uscita a ridosso del weekend, Skyward Sword si è proiettato immediatamente in cima alla classifica dei software più venduti della scorsa settimana, con la bellezza di 159.000 unità piazzate. Per contestualizzare, Link's Awakening aveva venduto sensibilmente di meno, 141.000 copie, mentre Breath of the Wild di più, 193.000. Se si analizza la top 10 nella sua interezza, tutti i titoli sono appartenenti alla libreria di Nintendo Switch e solo al 24° posto si trova il primo gioco PS4, Samurai Warriors 5.
Per quanto riguarda la vendita hardware, Switch continua a dominare la classifica, ma c'è una netta flessione rispetto alla settimana precedente, un trend in atto dall'annuncio del modello OLED. Probabile che le vendite della console ibrida caleranno fino all'uscita della revisione, visto che potenziali nuovi acquirenti staranno tutti aspettando il nuovo modello. Voi poracci, cosa ne pensate di questi dati? Ieri si è svolto l'EA Play Live, quello che potremmo definire come il Direct di EA. Un'ora e mezza di spettacolo dove sono state presentate delle cose abbastanza interessanti e a cui non è mancata la bomba finale. Il rumoreggiato ritorno di Dead Space è realtà. Facciamo un po' tutto un riassunto dell'evento. La serie di Grid tornerà nel 2022 con il quinto capitolo, Grid Legends, previsto per piattaforme Sony, Microsoft e PC. Tra le novità, Legends introdurrà una modalità storia accompagnata da delle cutscene in live action con attori professionisti e perfezionerà anche il Nemesis System intravisto nel precedente episodio, puntando così a un'implementazione dell'intelligenza artificiale dei rivali dinamica, in grado di adattarsi allo stile di guida del giocatore. È tornato a mostrarsi anche Battlefield 2042 con l'introduzione di una modalità inedita che ha un potenziale assurdo. Portal, questo è il nome, sarà una sorta di remix di tutta la storia della saga e permetterà di creare delle partite personalizzate riutilizzando gli asset dei vari capitoli che si sono susseguiti nel corso degli anni. Ad esempio sarà possibile far scontrare gli eserciti della Prima Guerra Mondiale contro le futuristiche truppe di 2042, il tutto su iconiche mappe della serie rimasterizzate per l'occasione. E questo è solo uno degli scenari possibili di Portal, una modalità che sinceramente non mi fa rimpiangere l'assenza della campagna in giocatore singolo. Ci saranno poi aggiornamenti anche per Knockout City, di cui è stata introdotta la stagione 2, e nuovi contenuti per Apex Legends, ma forse l'annuncio che più mi ha incuriosito è quello di Lost in Random, un peculiare action RPG che sembra integrare un combat system in tempo reale con un card game. A colpire più di tutti, oltre il curioso gameplay, è la direzione artistica, che mi ha ricordato alcuni illustri nomi del passato, come Psychonauts e Alice Madness Returns. Lost in Random arriverà questo settembre su tutte le console, anche Switch, ed è uno di quei titoli che secondo me bisognerà tenere d'occhio. Il team che se ne sta occupando è Zoink Games, che ha alle spalle la realizzazione di Fe e Flipping Death, un curriculum niente male. La vera bomba è stata però rappresentata dall'annuncio del remake di Dead Space, che è stato mostrato con un breve teaser realizzato con il motore di gioco, il Frostbite. Fa molto piacere vedere il ritorno di uno dei titoli più amati e iconici dell'era PlayStation 3 e Xbox 360, anche se molti avrebbero preferito un nuovo capitolo piuttosto che un remake. Quello che è importante è che EA sembra voler fare le cose sul serio e soprattutto in modo ragionato. Dopo aver ucciso la serie col pessimo Dead Space 3, ha affidato questo remake al team EA Motive, che si è già occupato di Star Wars Squadrons. Se il publisher ha confermato che non ci sarà spazio per microtransazioni e modalità multiplayer, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutta la fanbase, gli sviluppatori hanno rilasciato interessanti informazioni in un'intervista per IGN. L'idea è quella di modernizzare un classico rimanendo fedeli all'originale, aggiornando l'esperienza di gioco tramite l'utilizzo di tecnologia next gen e implementando elementi di gameplay apparsi nei capitoli successivi, ma cercando di ricreare in tutto e per tutto il feeling del survival horror originale, a più di 10 anni di distanza dalla sua prima apparizione. Certo, Visceral Games non esiste più e i nomi coinvolti non sono gli stessi dell'originale, ma almeno nelle intenzioni il progetto sembra molto promettente. Soprattutto fa piacere vedere che EA abbia riniziato a dare spazio anche alle produzioni in single player e non esclusivamente ai titoli online a supporto continuo. E a voi sono piaciuti questi annunci? E chiudiamo la settimana con una notizia da veri poracci. Ormai lo sappiamo che il mercato del collezionismo videoludico è letteralmente impazzito, soprattutto per quanto riguarda i prodotti targati Nintendo. E dopo Mario e Zelda, anche Kirby è entrato nel club degli acquisti con qualche zero di troppo. In questo caso parliamo di carte da collezione, anche se non di materiale Pokémon. Durante i primi anni 2000, in Nord America e in Giappone fu commercializzato l'e-reader, una periferica per Game Boy Advance che permetteva di scannerizzare delle particolari carte da collezione che consentivano di sbloccare contenuti esclusivi nei giochi,
se non addirittura grandi classici del passato. Insomma, una sorta di antenato degli Amiibo. Oggi le carte e-reader sono ricercatissime tra i collezionisti, perché ebbero scarsa diffusione e chiudere dei set completi è un'impresa praticamente impossibile. Recentemente però questa carta di Kirby ha raggiunto quotazioni fuori di testa. Si tratta di una carta speciale distribuita solo a chi ha partecipato alle E3 2002. Nintendo infatti distribuì dei pacchetti pensati per l'occasione, al cui interno era contenuta questa carta raffigurante Kirby, e garantiva la partecipazione a una lotteria, una volta scannerizzata. Di questa carta ne furono fatte solo 3 varianti a tiratura limitata. Le più diffuse erano quelle senza premio. Altre 100 garantivano l'accesso al secondo premio e solo 10 al primo premio. Il problema è che le carte vincenti, una volta consegnate a Nintendo, venivano distrutte per evitare che qualche furbetto provasse a riscattare la vincita più di una volta. Il fatto che quindi questo collezionista si sia ritrovato per caso in collezione una carta vincente in perfette condizioni ha praticamente del miracoloso. Ancor più stupefacente è il risultato della sua vendita all'asta. La carta più rara in assoluto del e-reader è stata venduta alla bellezza di $10,600. Non aggiungo altro, poracci. Fossi in voi, come regola generale, prima di buttare via qualcosa, io farei sempre un controllo sul valore di quello che avevamo da piccoli. E direi che per questa settimana è tutto, miei cari poracci. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a lunedì per un nuovo video. Vi aspetto intanto qua sotto nei commenti, su Instagram, nei community post, su Telegram, insomma, sapete dove trovarmi. Buon weekend, io sono il Poro Space, Michele Reader, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!